Siamo qui con Maurizio Biscardi, ci voleva la Roma per resuscitare quest'Inter o merito dell'Inter, capace di battere la Roma? Beh, no, la Roma in questo momento non sta in uno stato di forma eccezionale, anzi direi che sta in uno stato di forma veramente precario, per cui l'Inter è riuscita a vincerla perché, insomma, più per demerito della Roma che per meriti dell'Inter. Però, insomma, tiene accesa il lumicino della speranza per quanto riguarda l'Inter di riuscire a prendere l'ultimo posto, vista anche la sconfitta della Fiorentina, l'ultimo posto per UEFA, ma sarà molto difficile comunque. Comunque quest'Inter è una squadra di prospettiva, si sta lavorando per la prossima stagione e Sono quindi. 3 anni che si lavora per la prossima stagione. Bisogna vedere se spendono e se possono spendere dei soldi e comprare i giocatori giusti. Allora, l'inizio non è stato molto incoraggiante, visto che gli acquisti che sono stati fatti nell'epoca Mancini hanno portato uno Shaqiri che è un punto interrogativo grosso come una casa, un Podolski che è un fallimento assoluto, Brozovic che lascia incerti e Santon che ha giocato bene quando è arrivato, poi adesso si è infortunato, quindi se si prosegue su questa strada non vedo come si esca dalla mediocrità. Però c'è un Se i punto. nomi che si sentono poi hanno un valore, eccetera, e si riescono a prendere qualche cosa di meglio arriva. Per ora il nome più gettonato è quello di un difensore di fascia del Chievo che, insomma, non è che lascia sperare in grandissime cose. Se questi sono i nomi rimane la mediocrità. Se i nomi sono altri, insomma, le cose cambiano. Questa Inter può trattenere Icardi e dargli ciò che lui vuole, cioè la vetrina capace di E esaltarlo. questo se lo chiedono tutti i tifosi dell'Inter, nel senso che Icardi rimarrà anche perché ha 3 anni di contratto, pure se si impuntasse il contratto c'è. Bisogna vedere che cosa ci aggiungi. Per ora sono stati aggiunti Shaqiri, ripeto, che è stato a oggi un fallimento completo, Podolski che verrà rispedito al mittente perché praticamente non ha mai giocato a pallone, no, ha giocato forse a golf, ad altri sport, ma a pallone no. E quindi, insomma, vediamo. La cosa che così lascerà felici i tifosi dell'Inter è il ritiro della maglia numero 4 di Zanetti, che è un omaggio che hanno fatto a un grande campione. Ma quando si fanno queste celebrazioni si nascondono altre cose in genere. Il Napoli sta battendo la Sampdoria. A questo punto sono proprio gli azzurri i favoriti per il secondo posto, oppure pensa ancora che la Lazio possa mantenere la 3 settimane posizione? fa dicevamo che era una Lazio, no? Perché l'avevamo vista fare 8 vittorie di seguito, poi ha fatto 2 passi falsi, perché anche quello con la Juventus secondo me è un passo falso, quindi ha mangiato 2 occasioni. Dico che è un passo falso perché la Juve in campionato, essendo distratta dalla Coppa, ha perso col Parma, ha battuto la Lazio e ha riperso col Torino, quindi vuol dire che è distratta dal campionato. Quindi la maniera con cui ha battuto la Lazio, così semplice, non depone bene per la Lazio. Poi la partita dopo, che era la partita di Tornasole, hai quasi un match ball perché vai 3 punti avanti alla Roma e forse chiudi il discorso prima del derby, è stato fallito. Un ultimo pensiero sulla Roma invece, come vede la finale di La Roma stagione giallorossa? è messa male, però i risultati finora l'hanno aiutata per il secondo posto, intendo dire, perché quando la Lazio poteva fare lo scatto decisivo non l'ha fatto. Il Napoli sta ritornando sotto, ma dopo aver perso dei punti nel momento in cui la Roma anche li stava perdendo, quindi non ne ha saputo approfittare. Adesso sembra la più in forma il Napoli, però poi non è detto che una volta che hai raggiunto l'obiettivo ti scarichi psicologicamente e rifai un passo indietro. Quindi è tutto